campagna bolletta sospesa, tante le segnalazioni dopo l'appello del Vescovo, significative le donazioni. Al via La La Lab, i laboratori rivolti ai giovani per superare le difficoltà dovute alla pandemia. La provincia al lavoro per la messa in sicurezza dei ponti, terminata la mappatura delle infrastrutture. Tornano i festeggiamenti in piazza per la notte di Capodanno, il programma degli eventi. Il Prato vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi, domani l'anticipo in casa dello United Riccione. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Con la campagna bolletta sospesa, la diocesi di Prato aiuta le famiglie in difficoltà a pagare le utenze. Tante le richieste per avere, ma anche per donare, i particolari nel servizio di Giacomo Cocchi. La bolletta sospesa è, come dire, la possibilità che noi abbiamo di contribuire al pagare ad una famiglia che si trova in stato di necessità la bolletta del gas e la bolletta della luce, che poi sono quei servizi fondamentali di cui tutti abbiamo assolutamente bisogno. Un supplemento di ascolto e di carità per chi si trova nel bisogno. È l'invito che il Vescovo Giovanni Nerbini rivolge ai pratesi in occasione dell'Avvento e anche oltre, finché non cesserà l'emergenza, ha detto il presule, nel rilanciare il progetto del Fondo Solidale Il Buon Samaritano. L'appello è quello di versare un contributo per sostenere le famiglie in difficoltà che non riescono a far fronte alle spese, in particolare al pagamento delle bollette, fortemente aumentate nell'ultimo periodo. Ci sono famiglie che non si sono mai rivolte né ai servizi sociali né ai centri d'ascolto. Hanno visto che è uscito sulla stampa che c'è questa possibilità e chiedono un appuntamento. È ovvio, sono famiglie che hanno delle bollette molto alte, persone che hanno difficoltà, che si trovano in una situazione di disagio anche, perché non si erano mai affacciati a questi sportelli. L'idea del Fondo Solidale nacque per dare una boccata di ossigeno a chi aveva perso il lavoro a causa del Covid. In due anni il Buon Samaritano ha distribuito 270.000 euro a 205 famiglie. Per tanti questo intervento, messo in campo dalla Chiesa e alimentato dalla generosità dei pratesi, ha rappresentato un'ancora di salvezza e ha evitato che le situazioni più fragili potessero oltrepassare la soglia della povertà. Persone che hanno perso uno dei due il lavoro con il Covid e non sono riusciti a trovarlo, o persone che prima ce la facevano sia pagare l'affitto che pagare le bollette, che purtroppo queste bollette che stanno arrivando sono troppo alte e non ce la fanno, devono fare delle scelte. Il Fondo del Buon Samaritano è gestito da Insieme per la Famiglia, associazione nata in seno alla Caritas diocesana per intercettare tutte quelle persone che improvvisamente si sono trovate in un momento di bisogno. Chi volesse dare un contributo può trovare tutte le indicazioni sul sito web della diocesi o su insiemeperlafamiglia.it. Al via i laboratori rivolti ai giovani per superare le difficoltà dovute alla pandemia. Il progetto si rivolge alla fascia d'età tra i 14 e i 21 anni. Scopriamone di più. Si chiama La La Lab, il percorso di coprogettazione che coinvolge gli enti del terzo settore nell'attivazione di laboratori di socializzazione rivolti ai giovani che in uscita dal periodo di pandemia abbiano la necessità di ritrovarsi, di fare attività laboratoriali o semplicemente gestire il tempo libero in contesti informali, ma con il supporto di associazioni che da tempo operano in questo campo. Il percorso, deciso in seguito a un'attività di ricerca svolta nell'anno passato nelle scuole pratesi per valutare i bisogni dei ragazzi e ragazze in uscita dal periodo di lockdown, ha visto la partecipazione dell'ufficio scolastico territoriale, della provincia, dell'ASL, della Società della Salute e di alcune associazioni che operano in ambito di inclusione sociale dei giovani del territorio. È stato promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione alle Pari Opportunità in sinergia con l'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato alle Politiche Sociali e Sanità del Comune di Prato. Era venuto fuori da molti questionari fatti dalla USL, fatti dal Comune, fatti anche dalla Curia, che i ragazzi e le ragazze avevano bisogno di uscire dal contesto anche familiare, dal contesto scolastico e essere in qualche modo
coprotagonisti, se non protagonisti, della propria situazione, del proprio momento, che era un momento di solitudine. È una risposta piccola ma concreta che i ragazzi e le ragazze ci hanno chiesto e noi abbiamo provato a darla. I giovani coinvolti nell'attivazione di questo progetto sono stati i ragazzi e le ragazze della fascia d'età 14-21 anni, circa 1500 questionari raccolti, dai quali è emersa la loro forte necessità di ritrovare una dimensione della capacità sociale fuori dal proprio contesto familiare, fuori dalle proprie mura domestiche e dai luoghi formali pubblici o privati, quali abitazioni, scuola, biblioteca, palestra, circoli, bar, e per ricreare invece spazi meno formali, più aperti alle progettualità in divenire spontanee da loro emergenti. Noi ragazzi siamo il futuro, quindi cerchiamo un qualcosa che ci ascolti, magari aiutandoci tutti insieme, perché l'unione, come si dice, fa la forza. Una perturbazione interesserà la Toscana dalla serata di oggi per il fine settimana. A partire dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di sabato 3 dicembre sono previste precipitazioni diffuse inizialmente sulla costa meridionale dell'arcipelago e poi estese al resto della regione. Sulla base di queste previsioni la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Un piano di messa in sicurezza dei ponti presenti sul territorio è quello a cui sta lavorando la provincia di Prato, che ha già concluso la prima fase di mappatura delle infrastrutture. A darne notizia è stato il neo presidente dell'ente Simone Calamai, ospite ieri sera Parliamoci Chiaro, con il quale abbiamo affrontato anche il tema dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola in vista dell'incontro pubblico che si terrà mercoledì 7 dicembre alle 17:30. Proprio a Palazzo Banci Buonamici, sede della provincia di Prato. Ci sono una serie di risorse anche di tipo ministeriale pensate a disposizione della provincia, c'è un filone di finanziamenti specifico che riguarda ad esempio il tema dei ponti, che ovviamente purtroppo nasce, sappiamo, all'indomani di quella che è stata la tragedia del ponte Morandi. E ad esempio su questo settore, insomma, il lavoro dovrà essere importante proprio per poter, dopo il censimento che è appena terminato, proprio mettere in sicurezza e adeguare quelli che sono i punti principali presenti ad esempio sulla nostra viabilità provinciale. Ma allo stesso modo, insomma, io ritengo debbano anche essere ripresi ad esempio una serie di progetti tipo quello della seconda tangenziale ovest pratese per portare a completamento di questo tipo di viabilità, che ovviamente è strategica tra comuni e consentono davvero spostamenti sia delle merci che delle persone in modo migliore rispetto a quello che è oggi. Un incontro su Prato per parlare del progetto della nuova pista il prossimo 7 di dicembre alle 17:30 al dibattito pubblico, come abbiamo detto noi, a Terrerano a Prato, per parlare di questo nuovo progetto. La sua posizione? Sì, no, sarà, diciamo, un dibattito che avverrà proprio a Palazzo Banci Buonamici, proprio quindi nella sede della provincia di Prato, ed è un'occasione importante per conoscere in modo più preciso quello che è il master plan e quello che è l'attuale proposta. Abbiamo in questo momento una serie di valutazioni ovviamente in merito di questa, va capito effettivamente quelli saranno gli effetti e soprattutto quelle potranno essere ovviamente anche le zone di sorvolo. Al di là di quello che sarà l'intervento appunto relativo alla pista, non nascondo una mia preferenza su quello che è il potenziamento ferroviario. Su quello che è il collegamento Firenze-Pisa, per me è indiscutibile. Il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli ha partecipato ieri su delega del vicepremier e ministro Antonio Tajani al 29° Consiglio Ministeriale dell'OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione, che si conclude oggi all'OCSE in Polonia. L'evento è segnato quest'anno dagli sconvolgimenti provocati dalla crisi in Ucraina. Nel suo intervento Silli, dopo aver ribadito che l'Italia condanna nel modo più fermo la guerra di aggressione russa ingiustificata ed illegale contro l'Ucraina, ha chiesto alla Russia di porre fine immediatamente alla guerra, ritirando le forze e tutti gli equipaggiamenti militari del territorio ucraino. Rivolgendosi poi alle autorità bielorusse, il sottosegretario ha chiesto di porre fine ad ogni azione che faciliti l'aggressione russa.
La sicurezza informatica è stato uno degli argomenti affrontati questa mattina, prima di tutto con Riccardo Bruschi, imprenditore a capo di TT Tecnosistemi, il quale ha parlato dei frequenti attacchi ad opera degli hacker subiti dalle aziende pratesi, in particolare in prossimità del fine settimana. È un fenomeno sottovalutato e spesso c'è chi non denuncia e preferisce pagare il riscatto per tornare in possesso dei propri dati, ha detto Bruschi. Ascoltiamo quindi un estratto della trasmissione. Se ne ragiona solo quando viene attaccata la Regione Lazio, viene attaccato grandi istituzioni come il Senato, però ecco la realtà che noi veniamo chiamati sistematicamente ogni fine settimana, perché la regola è l'attacco avviene il venerdì notte, e quindi quando si rendono conto poi non gli funziona più internet eccetera, il 95% degli attacchi è nel fine settimana. Ma li rivendicano? Chiedono dei riscatti? Chiedono subito dei riscatti, qualcuno paga senza neanche chiamarci, chi ci chiama però ci chiama quando il danno è già fatto, quindi se non c'è un sistema che permette di avere una copia dei dati, no? Che quindi il rischio è quello che come ti portassero via i registri contabili, certo. Se non hai... diciamo, o prendono fuoco, se non li hai la riserva, cioè non hai duplicato, quello viene chiamato in termini tecnici, ma non volevo usare parole, backup, diciamo. Ci siamo detti il backup, non parliamo troppo difficile. Perché... Però è un problema molto grosso e siamo, come dire, all'ABC. Basta pensare che diciamo, per fare un attacco ad una banca, a un cavò serve... lance di fiamma, serve logistica, per fare un attacco informatico basta un personal computer e una linea internet e siamo tutti soggetti a essere attaccati, l'unica differenza è quando questo avverrà, quindi Giorgio, Riccardo, tutti saremo o per il nostro conto corrente o per i nostri bonifici o per le nostre aziende. Succederà. Non è un tema se succederà, è quando. E quindi quando bisogna essere pronti? Bisogna essere pronti e purtroppo diciamo anche tutta la parte di chi dovrebbe dare informazione, cominciando dalle aziende stesse che non denunciano, passando per le associazioni, non viene dato secondo me quell'allerta, quell'allarme, un po' come è successo... Sottodimensionato. Come nei disastri, se ne parla dell'idrogeologico quando c'è il disastro, no? Ma era presente, era conosciuto, certo. No? È uguale, identico. Quindi la cyber sarà il problema che drenerà veramente, farà danni nei prossimi anni. Raggiunto grazie alla mediazione della Regione Toscana un preaccordo tra Iron e Logistics e Sicobas, l'azienda ha presentato un piano industriale di tipo espansivo e che accompagna la riorganizzazione in atto. In particolare l'accordo si occupa dei 22 lavoratori licenziati, stabilendo il reintegro di 9 di essi ed una possibile ricomposizione bonaria delle pendenze per quei lavoratori che non saranno reintegrati. Al contempo l'intesa sancisce la cessazione dello stato di agitazione da parte della sigla sindacale e l'avvio delle operazioni per il trasferimento dei macchinari dallo stabilimento di Prato a quello di Montale. Soddisfatto Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali. È una mediazione, ciascuno ha dovuto cedere qualcosa, ma il lavoro può ricominciare. Il Comune ha reso noto il programma dei festeggiamenti per San Silvestro. Torna il concerto gratuito in Piazza San Francesco con i BNKR44 e Legno. Al Garibaldi 1020 i protagonisti Tony Reale e Riccardo Onori. Al Politeama si brinderà al nuovo anno con il concerto della Camerata Strumentale e dell'Orchestra Archè. Dopo lo stop degli scorsi anni dovuto alla pandemia, torna per San Silvestro il concerto gratuito in Piazza San Francesco, organizzato da Comune di Prato in collaborazione con Fonderia Cult'Arte Beer on the Road. A dare inizio ai festeggiamenti del 31 dicembre, dalle ore 22.30, saranno i Legno, duo toscano che dal 2018 ha totalizzato 40 milioni di streaming, che presenterà i brani del nuovo progetto discografico. Il concerto prosegue poi dalle 23.30 con i BNKR44, collettivo toscano che si sta affermando nella nuova scena musicale italiana. A seguire il DJ set di Ghera accompagnerà il pubblico nelle prime ore del 2023.
La festa diffusa riguarderà anche le vie del centro storico, dove la street band Cambria Funky Style porterà musica, coreografia e gag, accompagnando il pubblico tra Piazza San Francesco e i locali aderenti a Capodanno Music Live Club 2023, il party che dalle 23.30 fino alle 2 del mattino trasformerà i locali del centro in piccoli live club con musica dal vivo. E ancora, al Garibaldi 1020, dalle ore 23, si terrà ballo di fine anno. Riccardo Onori, in collaborazione con il crooner pratese Tony Reale, riproporrà brani del repertorio della musica pop americana e italiana che saranno eseguiti da una band d'eccezione. Anche in questo caso l'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata sul sito www.ilgaribaldi.it. Dal pop alla musica classica, perché sempre la sera di San Silvestro al Teatro Politeama si terrà la tradizionale festa in musica che vedrà la Camerata Strumentale e l'Orchestra Arché unite sotto la direzione del maestro Marco Attura in un programma di celebri overture brillanti e di danze sinfoniche coi capolavori di Rossini, Offenbach, Suppé e Tchaikovsky. Al termine del concerto, i cui biglietti sono in vendita dal 7 dicembre al prezzo di 15 e 20 euro, agli spettatori saranno offerti brindisi e panettone per salutare il nuovo anno. A Capodanno poi i festeggiamenti proseguiranno alle ore 11 al Museo di Palazzo Pretorio con il concerto Brindisi al Pretorio, realizzato in collaborazione con la Camerata Strumentale Città di Prato e la Scuola di Musica Giuseppe Verdi. Inoltre, a partire dalle ore 15 e per tutto il pomeriggio del 1 gennaio, l'ingresso al Museo di Palazzo Pretorio avrà il costo simbolico di un euro. Al via il 6 dicembre il programma di eventi del Garibaldi 1020, inaugurato di recente negli spazi dell'ex Cinema Excelsior. Vediamo. Il Garibaldi 1020 entra nel vivo della programmazione, il nuovo spazio per il cinema e gli eventi che da un paio di settimane ha cominciato la programmazione con le proiezioni dei film, dal 6 dicembre avvia il filone degli spettacoli dal vivo con 14 appuntamenti. Uno spettacolo dedicato a Pasolini, un concerto disegnato a cura dei tre allegri ragazzi morti. Ma subito dopo inizia un percorso particolare del cinema muto musicato dal vivo a cura del compositore Remo Anzovino, che presenterà tre film musicati da lui al pianoforte proprio nei nostri spazi a partire dal 19 dicembre. Ma il cartellone degli spettacoli che presentiamo fino a febbraio si arricchisce di alcuni ospiti. Ne cito alcuni: Marco Travaglio il 16 di gennaio, Andrea Scanzi il suo spettacolo su Gaber, Angelo Branduardi che dopo tantissimi anni torna nella nostra città con un progetto specifico in due, e poi gli appuntamenti con la Comicità, uno al mese a partire dalla fine di gennaio. E un concerto a cui teniamo molto, che è quello di Fantastic Negrito, il 16 di febbraio. Parallelamente prosegue per il mese di dicembre l'offerta cinematografica. Proseguiamo sempre in collaborazione con Michele Crocchiola della Fondazione Stenzen di Firenze, con una programmazione trasversale, per cui continuiamo ad unire dei classici in lingua originale come Psycho, che sarà sullo schermo la prossima settimana in lingua originale sottotitolato, alternandoli anche con il film del grande schermo americano e intervallato con i classici anche documentari, non ultimo quello su Franco Battiato. Per le feste il Garibaldi ha pensato ad uno speciale carne natalizio. Acquistando il biglietto per uno spettacolo dal vivo si avrà in omaggio un ingresso per il cinema. Inoltre, acquistando i biglietti per le tre serate dedicate alla sonorizzazione di tre film muti storici, si avrà un ingresso al cinema. L'opera scelta come francobollo dalla Città del Vaticano per la Pasqua 2021 è al centro di un incontro con l'autore, il pittore ucraino Vitali Stanko, organizzato dal comune di Vaiano e dal proprietario dell'opera, il critico d'arte e parroco di San Pietro a Figline, Don Giuseppe Billi. L'appuntamento è per sabato 3 dicembre alle 15.30 alla Villa del Mulinaccio. E la parola passa adesso a Giulia Ghizzani per le anticipazioni di Intorno alle 9, in onda subito dopo il nostro telegiornale. Sì, buonasera, grazie della linea, l'aiuto ai malati oncologici, e quindi la solidarietà sarà la protagonista questa sera della nostra puntata di Intorno alle 9, tra pochissimo dopo il nostro TG, per parlare di Fondazione Ante, delle tante iniziative messe in campo anche quest'anno in occasione delle feste natalizie, ma non solo. Ne andremo a discutere con Tiziano Sperandini, delegato di Fondazione Ante di Prato e Pistoia. Buonasera. Buonasera.
e con Benedetta Leoni, che si occupa dello sviluppo e della promozione a Prato e Pistoia, sempre ovviamente di Fondazione ANT. Buonasera. Grazie per essere con noi. Allora, tra pochissimo, se volete saperne di più, restate sintonizzati su TV Prato. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Prato in campo domani in casa dello United Riccione. Obiettivo dei Lanieri, allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Sentiamo Marco Manzo. 3 gare in 8 giorni. Il Prato si affaccia al Mini Tour de Force, che lo vedrà impegnato 2 volte in trasferta, in campionato domani con lo United Riccione e poi mercoledì col Seravezza in Coppa, per poi chiudere il miniciclo a Lungo Bisenzio l'11 dicembre contro il Crema, sempre in campionato. I biancazzurri arrivano a questo snodo della stagione forti di una striscia di 4 vittorie a un pari. L'arrivo in panchina di Lucio Brando ha portato risultati, gioco e una mentalità diversa, fatta di spirito di sacrificio e calcio propositivo. Neanche le vicende extracampo sembrano aver distratto i biancazzurri, in netta ripresa in classifica, anche se con lo spettro delle penalizzazioni e della revoca della vittoria a Forte dei Marmi. Distrazioni che non dovranno arrivare neanche dal mercato, aperto il 1° dicembre, anche se è inevitabile aspettarsi alcuni movimenti sia in entrata che in uscita. C'è qualche ragazzo che probabilmente ha bisogno e voglia di trovare delle spaziature un pochettino diverse. Sicuramente abbiamo la necessità di portare avanti più giocatori funzionali possibili. Se c'è la possibilità di aggiustare qualcosina, aggiustare, poi anche qui bisogna capire con il tempo, perché in questo momento qua forse si rischia di fare più danni che non altro, visto un po' il trend degli ultimi 40 giorni, ma sappiamo che andiamo avanti con le nostre logiche, il direttore sa quali sono i profili dei giocatori che a me piacciono, cioè come devono essere, come devono lavorare, quindi insomma, se ci sono delle opportunità cercheremo di prenderle in considerazione. Quanto alla formazione di domani, difficile che Brando cambi molto rispetto all'11 sceso in campo domenica scorsa. Il tecnico potrebbe riproporre ancora la soluzione offensiva senza un centravanti puro, contando sulla vena realizzativa strepitosa di Mobilio, che ha segnato 6 gol nelle ultime 3 partite. È il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani, sabato 3 dicembre, dalle 7:30 alle 13 in piazza del Mercato Nuovo, Mercato Terra di Prato. Al Teatro Magnolfi, Vita con Staglio e Ollio, proiezioni di film restaurati più rarità e inediti a cura dell'associazione Teste Dure 258 Prato, I Figli del Deserto. Ingresso a offerta libera. Il primo spettacolo alle 10:30, il secondo alle 16:30. Dalle 15 alle 19 al Palazzo delle Professioni di Via Pugliesi, Giornata delle Professioni, visite guidate al Palazzo, concerto del coro giovanile della Scuola di Musica Giuseppe Verdi e brindisi finale. Sarà operativo anche uno sportello per l'attivazione immediata di SPID, PEC e firma digitale. Alle 15:30 la Cappella della Sacra Cintola in Duomo, alla Scuola di Maria, Pellegrini nei nostri santuari, incontro a cura di sorelle Nazzanardi delle Domenicane di Santa Maria del Rosario. Sabato 3 e domenica 4 dicembre al Teatro Politeama, Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? Spettacolo, una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada. Domani lo spettacolo alle 21, domenica alle 16. Sempre sabato 3 e domenica 4 dicembre a Prato e Provincia, Mercatini di Natale. Al via il mercatino Natale al Giardino, al Giardino Buonamici, dalle 10 alle 19. Dalle 15 alle 20 invece mercatino natalizio al centro diurno per disabili della cooperativa CUI di via di Reggiana. E sempre domani e domenica mercatini di Natale al santuario di Sant'Antonio Maria Pucci a Poggiole di Vernio. Sabato 3, domenica 4 e martedì 6 dicembre a Carmignano dalle 9 alle 19, antica fiera di Carmignano. Mercati con prodotti tipici, dell'artigianato e non solo, iniziative varie, escursioni, presentazioni di libri, laboratori, show cooking e molto altro. Infine, fino a domenica 4 dicembre al Teatro Fabbrichino, Non tre sorelle, spettacolo in prima assoluta, adattamento del testo di Anton Chekhov per la regia di Enrico Baraldi, una produzione Teatro Metastasio di Prato. Lo spettacolo va in scena domani alle 16:30 e alle 19:30, domenica alle 16:30.
E con l'agenda è tutto, ma restate con noi, vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma e a seguire intorno alle 9. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo, un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Per comprare, vendere, affittare casa, rivolgiti a Tecnocasa, la più grande rete d'Italia nell'intermediazione immobiliare residenziale e per l'impresa. Ci trovi vicino a te nelle nostre 9 agenzie affiliate a Prato e provincia e sul nostro sito tecnocasa.it, uno dei più cliccati da chi cerca casa. Esperienza e competenza per trovare velocemente l'immobile che fa per te. Vuoi lavorare con noi? Inviaci il tuo curriculum. Scrivi a toscana@tecnocasa.com. Tecnocasa, la più grande rete fisica e virtuale in Europa. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione sinottica attesa per la giornata di domani ci mostra un'area di bassa pressione piuttosto vasta che interessa gran parte dell'Europa centro-meridionale e un blocco anticiclonico sui settori nord ed est del continente. Le condizioni meteo attese per la giornata di domani sabato: cielo molto nuvoloso coperto in mattinata con precipitazioni diffuse, deboli nelle zone interne, moderate o a tratti a carattere di temporalesco rovescio sulle zone costiere, mari molto mossi per via di un flusso piuttosto intenso di scirocco, temperature minime in sensibile aumento. Per quanto riguarda il pomeriggio, nuvolosità ancora compatta, precipitazioni sparse, possibilità di temporali sulla costa dove avremo maggior variabilità, venti forti di scirocco, mari molto mossi, temperature massime intorno ai 9-12 gradi in pianura. Uno sguardo adesso alla giornata di domenica: in mattinata variabilità sulla costa, rovesci sparsi, residue, piogge nell'interno, venti meridionali moderati, mari fino a molto mossi a sud dell'Elba, temperature minime in ulteriore aumento comprese fra gli 8 e gli 11 gradi. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, possibilità di temporanee schiarite nelle zone interne con precipitazioni in temporaneo esaurimento, nuovo peggioramento dalla sera con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio che tenderanno ad estendersi a tutta la regione. Venti moderati meridionali, mari mossi, temperature massime in deciso aumento con punte di 14-16 gradi nelle zone interne di pianura e sulla costa. Bene, con questo ho concluso. Buon fine settimana a tutti.